Radio Station, Radio Bruno. Benvenuti, buon pomeriggio, Marco Marini, Barbara Pinotti, Paolo Meneghelli e tutti i tecnici nello studio, nella regia di Radio Bruno. E poi, che succede oggi? Noi vi avevamo avvertiti che oggi avremmo avuto un ospite molto speciale che tra l'altro vive a pochissimi chilometri dalla sede Guarda, centrale se di Radio finestra, Bruno. Facciamo un ciao ciao, forse ci vediamo. Secondo me sì. Cioè, ce l'abbiamo? Ciao Gaia, ci sei? Eccoti! Ciao ragazzi, come Eccola. State? Ciao, benissimo, tu come stai? Molto bene, grazie, sono in studio, stiamo chiudendo ancora un po' di cose per l'album e niente, stiamo facendo musica, sono molto contenta. Oh, siamo molto contenti di poter parlare con te. Sei tornata a cantare in portoghese dopo Chega e questa volta lo fai insieme ad un artista di fama mondiale che ha lavorato con delle star incredibili come Rihanna, Beyoncé, Dua Lipa. Stiamo parlando ovviamente di Sean Paul, una canzone che è rimasta chiusa in un cassetto per un paio d'anni. Qual è il messaggio di Bocca e perché questo era il momento giusto secondo te per farla uscire? Bocca è una canzone molto spensierata, che ho scritto in un momento in cui potevamo abbracciarci, gioire con tranquillità e in totale sicurezza e avevo bisogno di questa sensazione, quindi ho detto, mi sono detto ok, questo forse è il momento giusto per farla uscire, anche un po' per esortare a ritornare a tutto questo il prima possibile, almeno mentalmente per ora. Guarda quanti messaggi che stanno arrivando, tra l'altro per Gaia, se riusciamo dopo ne leggiamo alcuni. Senti, sabato sera ti abbiamo visto molto emozionata alla finale di Amici, che tu ricordiamo hai vinto l'anno scorso, c'era una sorta di passaggio del testimone, no? Tu sei andata a consegnare la coppa che hai vinto l'anno scorso alla nuova vincitrice, che quest'anno è una ballerina ed è Giulia. Il palco di Amici, Gaia, fa più paura, tra virgolette, come concorrente oppure come ospite? Ma devo dire che è un palco importantissimo ed emotivamente ci sono molto legata, quindi tornare a casa dopo un anno come quello che ho vissuto è stato veramente una forte botta di emozioni e questo si è anche visto perché comunque mi sono impappinata varie volte, ero molto molto emozionata, evidentemente emozionata, quindi è stato forte penso per quello. Però tanti bei ricordi, quindi poi l'emozione a una certa diventa anche carburante per salire su quel palco e cantare e riportare anche alla memoria delle belle sensazioni passate. Oh, abbiamo sentito anche sabato sera quanto hai a cuore, come noi del resto, i lavoratori del mondo dello spettacolo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Ti sei rivolta alle istituzioni e hai sottolineato quanto sia importante il supporto reciproco e hai anche aderito ad una bella iniziativa benefica che attraverso il progetto Scena Unita cerca di dare aiuto concreto a questi lavoratori con un'asta benefica. Ce ne vuoi parlare? Sì, assolutamente. Allora, Scena Unita, Charity Stars e Ferragamo hanno deciso di mettere all'asta uno degli abiti utilizzati da me a Sanremo, quello nero per esattezza, e tutto il devoluto verrà appunto dato ai lavoratori dello spettacolo che in questo anno hanno avuto molta difficoltà di andare avanti, c'è stato poco sostegno anche da parte delle istituzioni, quindi è giusto che ci uniamo per, insomma, per far ripartire comunque un settore che ne ha bisogno e tutti noi tra virgolette abbiamo sempre bisogno di musica anche per nutrire l'anima, quindi non è solo una cosa egoistica per il nostro settore ma veramente per il benessere comune. Quindi ricordiamo charitystairs.com, c'è tempo ancora qualche giorno, credo fino al 24 maggio, esatto, si chiude quest'asta e poi insomma si vedrà come andranno le cose. La rivista Forbes Italia, sai che ti ha inserita tra i 100 under 30 italiani che avranno maggiore impatto sul futuro, che è una bella responsabilità e anche una bella sfida. Cosa significa per te essere una di questi 100? Beh, è emozionante, non me l'aspettavo molto sinceramente, però ne sono veramente felice. È anche una responsabilità perché credo che insomma avere il privilegio che ho io, che è quello appunto di avere una piattaforma e un pubblico a cui posso parlare e che insomma mi supporta e mi comprende è veramente un grande privilegio come dicevo prima, però anche una responsabilità perché in questo momento soprattutto storicamente dobbiamo renderci conto di quello che sta succedendo, dobbiamo essere anche attivi e
e comprendere quello che ci sta capitando per insomma poter cambiare le cose ed essere parte integrante, attiva di un cambiamento per il meglio, ecco. Beh, a proposito di cambiamenti, tu hai sempre detto, innanzitutto diciamolo, si vede benissimo che sei una ragazza di una dolcezza incredibile, e hai sempre detto di essere anche un po' timida. Grazie, eppure quanta strada che hai fatto con una determinazione e una grinta veramente invidiabili. Come hai vinto questa timidezza, sempre che tu l'abbia vinta? Ma va a momenti, nel senso che io sono... continuo ad essere una persona timida che però cerca di, non so, forse masochisticamente, però di spingersi sempre fuori dalla sua comfort zone. In realtà questa cosa poi mi regala tantissimo e tant'è che posso fare quello che amo di mestiere, avere un pubblico che mi sostiene. Questo ogni giorno è veramente speciale. A volte mi devo pizzicare per rendermene conto, quindi sono molto 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 grata. Guarda, però continuo ad essere quella che sono, quindi ogni tanto faccio fatica anche a dire la mia o salire su un palco per parlare e non fare quello che mi viene meglio fare, che magari è cantare o muovermi, no? E quindi è complesso ogni tanto, però bello, bellissimo. Guarda, stanno arrivando tantissimi messaggi, non hai idea quanti, non riusciamo a leggerteli tutti, ma sono tutti messaggi davvero molto bello per quello che sei, sia come artista che come persona. C'è un comune denominatore, grazie, diciamo così, che rilega tutti quanti. Tutti hanno voglia di vederti finalmente in un concerto, vogliono farsi, come scrive qualcuno, una bella doccia di musica insieme appunto alle tue canzoni. Gaia, c'è qualcosa nell'aria, si può già pensare a qualcosa? Ma intanto io sto chiudendo l'album che uscirà, che annunceremo a breve, e diciamo che poi sì, ci sarà sicuramente voglia di vederci insomma sotto un palco, sopra un palco, insomma cantare e suonare insieme, arriverà tutto a suo tempo e non vedo l'ora. Guarda, è stato veramente bello parlare con te e noi speriamo comunque nel corso dell'estate di incontrarci anche di persona, e magari ci sono anche già dei progetti per l'estate di Gaia che non siano soltanto in studio? Ma sì, sicuramente ci sarà qualche attività di promozione. Io non vedo l'ora di vedere anche un po' un pubblico, no? Mi mancano le persone tantissimo, e si potrà fare quello che si potrà fare anche a livello sanitario per insomma cercare di anche uscirne nel miglior modo possibile da questo periodo. Però a parte la chiusura del disco e qualche appuntamento, diciamo che voglio anche prepararmi e riposarmi anche un attimo per poi ripartire quando uscirà il disco con poi tutto quello che verrà. Gaia, ti ringraziamo per essere stata con noi, in bocca al lupo adesso per la tua musica, il proseguimento. C'è un album al quale stai lavorando, quindi ti lasciamo proseguire ovviamente i lavori del tuo album e ovviamente ci ascoltiamo la tua nuova canzone insieme a Sean Paul, che è Bocca. Ciao, grazie di essere stata grazie con noi. Grazie mille. Ciao, Gaia. Ciao.